nuova emozione riaprire, tra virgolette, questa mattina con un altro colore oppure rassegnazione, perché in Io fondo. parlerei un po' più di assegnazione perché oramai ci siamo abituati a alzare e abbassare queste saracinesche, perché sono 11 anni che alziamo e abbassiamo, quindi insomma un po' di rassegnazione c'è, fiduciosi, quella, la speranza noi non la perdiamo mai, sappiamo che i cittadini rispondono sempre molto bene alle nostre chiamate, quindi speriamo di recuperare parte della stagione che abbiamo persa, perché Questi sono giorni sono importanti. giorni importanti, sì, Quindi con gli infatti. incassi in un certo modo, quindi. Sì, speriamo di recuperare qualcosa, certo, oramai che è perso è Quanto si è perso. perso così in maniera. Beh, insomma, io direi che dobbiamo tirare le somme alla fine di dicembre per poter parlare di perdite e fare delle percentuali, però insomma, già da i primi di novembre la gente aveva paura ad uscire, quindi insomma gli incassi sono scesi già da tutto il mese diciamo metà ottobre, tutto novembre abbiamo perso tanto. Come vi siete regolati per gli ordini a questo punto? Perché voi dovete sempre stare avanti per la stagione Esatto, successiva. questo è un grosso problema per noi, perché considera che gli ordini fatti per questa stagione sono stati fatti a febbraio dello scorso anno, quindi insomma, non era assolutamente nelle previsioni. Le aziende ci sono venute incontro, quindi ci sono state chiaramente delle riduzioni degli ordini, delle sostituzioni di merce, perché chiaramente si è sostituito tutto quello che riguardava le cerimonie, la parte più elegante con un abbigliamento più sportivo. Vedremo. Adesso è difficile fare delle previsioni. Sull'estivo, diciamo che nei mesi estivi abbiamo recuperato bene, quindi Certo. vedremo che succederà adesso per questa stagione. Qua c'era anche il doppio problema dell'accedere qui in piazza, di riuscire ad arrivare in centro, no? Che rispetto al Covid sembra una cosa Sì, marginale adesso, però per voi è stato sempre un problema. sì. Problemi legati alla viabilità della città, alle chiusure che si sono state fatte, quello è un problema che ci segue un po' da sempre. In questo momento chiaramente più si facilita l'accesso delle persone al centro e più si spera di riuscire a recuperare e a lavorare meglio. Lavorare meglio, siete disposti anche a lavorare con orari serali Sì, per sì, quello che sì, sarà, insomma, la settimana di Natale? Sì, noi faremo orario continuato, chiuderemo alle 21, insomma cerchiamo di recuperare il più possibile e andare incontro anche alle esigenze un po' di tutti i clienti.